qualche metro il Chievo con le mani. Salvatore Lanna cerca Cossato, poi c'è la chiusura di Dudic, lo scatto di Gvozdenovic, attenzione pericolo. Pjanović è tutto solo, Pjanović salta la padella, porta vuota, brivido, il gol da parte della Stella Rossa, Gvozdenovic, Gvozdenovic per la Stella Rossa, e naturalmente va ad abbracciare tutti i compagni, un contropiede fulminante per la squadra ospite. Avevamo detto che stava crescendo il Chievo, però non doveva lasciare spazio a questa squadra. Questa è una squadra che negli ampi spazi si esalta, perché ha giocatori con grandissima tecnica e grandissima forza. Qui il tiro in porta, c'è la deviazione che permette, ecco, la sfortuna in questa situazione che permette il tap-in vincente. Bravo Pjanović nel dribblare. Purtroppo, e niente, manca 20 minuti, quanto manca? 22 minuti. Siamo al 25esimo, doccia fredda per il Chievo, non ci voleva. Contropiede micidiale, Pjanović ha saltato Lupatelli, poi una deviazione ha favorito l'intervento di Gvozdenovic, l'espressione di Gigi Del Neri. Naturalmente trascorrono i minuti, la tensione si fa sentire. Calcio di punizione per la Stella Rossa, il pallone sui piedi di Milovanovic che prova la conclusione, nulla da fare per Lupatelli, 2-0, è finito il raddoppio della Stella Rossa. Peccato, il 2-0 toglie anche le residue speranze al Chievo. Esultano i tifosi biancorossi che vanno sotto la curva dei tifosi, appunto, slavi, che sono arrivati anche abbastanza numerosi, credo sui 600-700 tifosi. Ecco, qui rivediamo il tiro, un tiro a girare sull'esterno, Lupatelli si va leggermente impreparato, anche perché aveva tantissimi compagni e avversari davanti a sé. Non c'è stata deviazione, no, mi pare. No, deviazione no, assolutamente no. Palla anche abbastanza centrale, però credo che Lupatelli abbia vista proprio arrivare all'ultimo momento. Eh sì, cerca un cambio di direzione col corpo, nulla da fare. Ok, Francesco, credo che nell'arco dei 180 minuti la Stella Rossa abbia meritato il passaggio del turno, c'è da dire. Naturalmente vanno fatti complimenti e dati i meriti alla squadra di Filipovic che vedete inquadrato. Questo invece è l'autore del 2-0, Milovanovic. Entrato da pochi minuti, si è tolto